diciamo un movimento classico dello stick handling, ossia il toe drag. In inglese significa trascinare con la punta, in questo caso con la punta della spatola. Trasciniamo il disco verso di noi per evitare un ostacolo o un avversario. Quando eseguiamo un toe drag, come al solito la mano sopra è fondamentale. La stecca va fuori, giro il polso sopra, tiro il disco verso di me girando il polso. È fondamentale questo movimento di polso. La mano sotto fa da guida alla stecca, mentre la mano sopra che tira e spinge in fuori. Molti ragazzi hanno difficoltà ad eseguire questo movimento proprio perché tengono la mano sotto rigida sulla stecca. Quando tirano il disco verso di loro, la mano sotto rigida impedisce il movimento e il controllo nell'area vicino a loro. Infatti vedete che riesco a appoggiare solo la punta della stecca se non muovo questa mano. Come già detto, è fondamentale capire cosa fanno le nostre mani. Con la posizione atletica, mano fuori dal corpo, la mano sopra esegue il movimento, la mano sotto rimane scorrevole e fa da guida per la stecca. Tiro questa mano qua indietro e questa mano qua fa da guida. Il primo esercizio che vediamo è fare tanti piccoli toe drag concentrandoci sul movimento del polso della mano sopra. È fondamentale, quindi porto fuori il disco mezzo metro, lo fermo con la punta, lo riporto indietro. Ci concentriamo sul movimento del polso della mano sopra. Il secondo esercizio è classico yo-yo. Facciamo dei toe drag abbastanza ampi, portando verso di noi il disco e poi portandolo bene in fuori. Come prima ci concentriamo sul lavoro della mano sopra, ma adesso dobbiamo guardare anche cosa fa la mano sotto, che fa da guida per la stecca durante l'esecuzione del movimento. In questo esercizio possiamo aggiungere alcune varianti, per esempio farlo in diverse direzioni, prima avanti, poi di lato, oppure inserire alcuni ostacoli. Il prossimo esercizio riprende il concetto di controllare il disco non solo dalla nostra parte migliore, ma un po' tutto intorno a noi. Controlliamo il disco, come nel primo, facendo tanti toe drag, non serve farli tanto grandi. Tiriamo il disco verso di noi e pian piano mi sposto tutto intorno a me, in maniera da abituarci a eseguire questo movimento in qualsiasi posizione. Nell'ultimo esercizio che vediamo oggi ci sono tre oggetti disposti in questa posizione. Funziona così: porto il disco dal mio lato dritto verso l'alto, eseguo un toe drag verso di me, eseguo un toe drag verso il mio lato rovescio e poi torno indietro, passando da sotto. Quindi tiro il disco verso di me e poi vengo fuori. Detto questo, se avete qualsiasi dubbio non esitate a scrivere nei commenti qua sotto. Se non l'avete ancora fatto, guardate gli episodi precedenti della serie e iscrivetevi al canale. Ci vediamo la prossima volta. Adios. Joker Floors è un'azienda italiana fondata da due giocatori che produce noleggia, pavimenti e superfici sportive. Il Joker Sport è un pavimento sviluppato appositamente per l'Hockey Line ed è riconosciuto dalla Federazione Italiana. L'installazione è facile ed immediata. Al momento vendono un set di 3 metri quadrati oppure soluzioni personalizzate. Per informazioni guardate il loro sito che trovate in descrizione oppure scrivete all'email info@jokerfloors.com.